le auto eleggibili 1000 miglia devono essere dal 1927 al 1957. La prima 1000 miglia l'avevo fatta con la Spista, questa è una delle mie personali. E i pezzi, se non ci sono, bisogna costruirli. L'impianto elettrico lo facciamo nuovo. Perché non sei appassionato di auto? Non si vede, non si vede. 33 minuti, un'impresa. È incredibile davvero. La strategia, i sacrifici, ma anche il genio nascosto dietro alle piccole e medie imprese più audaci e di ispirazione. 6 milioni e mezzo, 4 milioni di euro, 10 milioni. Benvenuti in una nuova puntata di Imprese. Veramente mi sento un eroe. Da un'idea di Manabi e Strategy News Agency, ogni settimana un intero documentario dedicato agli eroi che fanno grande il nostro paese. 60 milioni vicini ai 4. 50 milioni. Perché fare azienda è una vera e propria impresa. Ascoli Piceno, Dubai, Rimini, Treviso, Genova. Per trovare nuovi spunti e ispirazione anche per la tua attività, iscriviti al canale per non perdere nemmeno un episodio. Ma ora torniamo all'impresa di oggi. La 1000 miglia è probabilmente la competizione di auto più storica e prestigiosa in tutto il mondo. E quale modo migliore se non partire da questo meraviglioso gioiello, questa opera di ingegneria, per introdurre questa puntata in cui ci stiamo per addentrare in un modello di business che è stato costruito proprio a partire dalla 1000 miglia. Dove ci troviamo in questa meraviglia di posto? Che cos'è? Questa è la Brescia Cassicara, è la mia realtà. Io ho aperto nel 2018, sì. Era un progetto che avevo da tanti anni, il mio sogno era avere auto d'epoca. Perché non sei appassionato di auto? Non si vede, non si vede. Non si... Ed è proprio da un sogno, da una passione che è nata l'azienda che raccontiamo in questa nuova puntata di Imprese. Ci troviamo a Brescia, città ricca di storia e tradizione e soprattutto culla della leggendaria 1000 miglia. Una gara che evoca storia, passione e sfida. Non esiste una competizione automobilistica più iconica al mondo e non c'è luogo migliore di Brescia per raccontarne lo spirito. Parleremo con Massimo, che ci racconterà la nascita di questo suo progetto e di come in poco tempo sia riuscito a trasformare un sogno in un punto di riferimento internazionale per tutti gli appassionati d'auto d'epoca. Capiremo come Massimo abbia costruito il suo successo sull'esperienza e la cura di ogni dettaglio, facendo vivere ai suoi clienti l'emozione di guidare autentici gioielli su quattro ruote. Scopriremo come passione, competenza, una profonda conoscenza di queste auto siano diventate elementi fondamentali per raggiungere il traguardo del successo imprenditoriale. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Ho aperto questa nuova realtà qua a Brescia, siamo vicino alla partenza della 1000 miglia. Volevo una location in cui era diversa più o meno dagli altri, certo. Cioè in centro della città, non zona industriale, e ho realizzato questo. Ok, la passione. Sì. Ma come arriva l'idea e soprattutto di lavorare su questa tipologia di auto? Perché oggi nel 2024 non è propriamente così scontato. No, io la passione qua l'ho avuta dal 2012-2013. Sì. Ho partecipato a diverse edizioni della 1000 miglia, sia come navigatore, come pilota e gli ultimi anni ho fatto anche assistenza ai miei clienti. Okay. Perché abbiamo un'altra realtà, che vi faccio vedere, in cui abbiamo anche l'officina delle manutenzioni. Ok. Poi abbiamo anche un rimessaggio, che teniamo le macchine in custodia per i nostri clienti, perché il cliente, come io i tempi, quando avevo, non avevo la Brescia Cassicara, aveva sempre il problema, dove metto la macchina? Sì. Okay. Quando andavo per utilizzare la macchina, il problema della macchina si ferma, non parte. Allora abbiamo fatto questo rimessaggio, in cui le macchine sono tutte custodite, e quando il cliente chiama che voglio una macchina, i nostri meccanici gliele preparano pronte per circolare, per andare. Bellissimo. Le auto eleggibili 1000 miglia devono essere dal 1927 al 1957. In più le auto devono avere il registro 1000 miglia, che le auto vengono registrate. Ok. Sono solamente queste prassi qua che la 1000 miglia impone. E poi viene fatta la classica iscrizione e bisogna aspettare che le macchine vengano selezionate. Ok. E le auto proprio da 1000 miglia sono auto tipo queste? Sì, sì, questa è una Balilla Coppa d'Oro di un cliente e di qua, e poi di là ne abbiamo altre, specialmente le mie che hanno corso la 1000 miglia. Andiamo a vedere. Questo è un posto che
Vabbè. La prima 1000 miglia l'avevo fatta con la Speedster, questa è una delle mie personali. Ok. È un 356 Speedster del 1954. E che ho corso la 1000 miglia nel 2009, la prima 1000 miglia. Bellissimo. Ho fatto dal 2009 fino al 2011 con questa. Sì. Questa Speedster qua. Dal 2011 ho preso la Coppa d'Oro e qui ho fatto 12.000 miglia. Caspita! Sì. come vedi. Sì. Quasi sono tutte le sigle delle mille miglia. Sì. A livello anche fisico è una cosa impegnativa, perché ugualmente non hai assistenza alla guida, non hai aria condizionata. Quindi ti devi adattare. Quest'anno mille miglia viene svolta su 5 giorni, da quello che fai 10 ore di macchina al giorno. Caspita. Con una macchina a 34. Ti devi adattare. Certo. Diciamo. Però è un'esperienza bellissima. Come Enzo Ferrari è la corsa più bella del mondo, ma è vero. Raccontaci un po' di questo mondo, com'è la passione, come si lavora prevalentemente con i raduni, con le competizioni con la 1000 miglia, com'è prevalentemente le persone acquistano queste auto per passione, per investimento, per collezionismo. Sì, ormai l'auto d'epoca è un'auto molto importante, è anche un investimento. Che altro, bisogna essere abbastanza preparati quando compri determinate macchine. Sì. Noi qui abbiamo dei periti che fanno le perizie sulle macchine, che controllano l'autenticità dell'auto. E dopo è una passione, se non ce l'hai è difficile. Però ho detto, è sempre piaciuto, e tutte le volte che vai non è che c'è sempre qualche intoppo, non parte, è sempre un tribulare, però è bello, è lì è bello, perché non sono le macchine moderne, accendi, vai. Certo. Qui vai, senti, vai, un rumorino, però ti accorgi quando c'è qualcosa che non va. Diciamo che la macchina parla. Sì, parla. E poi ci sono tutti i raduni, io ho fatto Nuvolari, ho fatto Targa Florio, bellissima anche quella. Basta scegliere sul sito le gare che vuoi fare, tutte domeniche c'è sempre una manifestazione. Certo. Senti, tu prima del 2018 di cosa ti occupavi? Io avevo una realtà, tuttora officina meccanica. Okay. E dopo ho chiuso quella realtà lì e sono partito con questa. Era già diversi anni che volevo fare, in poche parole, quello che mi piaceva. Certo. E ho aperto Brescia Classic Car. Adesso di là abbiamo l'officina dove vengono fatte tutte le manutenzioni. Sì. Ad esempio questo qua, questa ti ho detto, una Balilla Coppa d'Oro, la mia personale, questa di un mio cliente. Sono tutte macchine qui pronte per partire. Questa è una macchina che ha corso a Targa Florio, è una macchina che sta in deposito, vengono fatte tutte le manutenzioni e verrà utilizzata per partire dalla 1000 miglia 2025. Tanta roba. Quali sono state le prime sfide che ti sei trovato ad affrontare nel momento in cui hai deciso di aprire Brescia Classic Cars? Allora, io sinceramente sono partito nel momento più perfetto, tra parentesi, quando c'era il Covid. Quando sono aperto, è arrivato il Covid, chiuso subito. Dovevamo preparare questa struttura qua, perché è fatta tutta nuova. Però, nel partire subito il Covid, abbiamo un anno e mezzo. Aspetta, siamo ripartiti e sono ripartito. La mia valvola facoltà, i meccanici, specialmente adesso uno che arriva, veramente bravo, perché qui... Cioè, il meccanico fa l'80% della sua professionalità sull'auto, capito? Perché qui su queste auto qua non serve il computer, qui esperienza da tanti anni. Ci vuole un'elevata professionalità per lavorare. Sì, molto, molto elevata. E poi ti ho detto, qui non esiste la fretta. Sì. Qui le macchine vengono curate, adesso come vedi in officina, proprio enti. Io mi sono sempre posto, quando vedevo, modo di dire, gli altri meccanici avere 7-8 macchine pronte per entrare, io no, e ne entrano due e ne escono due, basta. Se vogliono, i miei clienti aspettano, se no vanno da un'altra parte.
Questa di cui parla Massimo è una strategia che si concentra sull'offrire un servizio altamente dedicato e attento ai dettagli. Limitando volutamente l'accesso ai servizi, l'azienda assicura che ogni cliente riceva un'attenzione esclusiva e un controllo accurato in ogni fase del processo. Questo approccio consente di mantenere alti standard di qualità e di dedicare il tempo necessario per soddisfare appieno le esigenze specifiche di ciascun cliente. Poi correggimi se sbaglio, cioè a differenza delle auto moderne, lavorare dietro questi gioielli non è solo una questione di tecnica meccanica, ma è anche una forma d'arte, se vogliamo. Sì, qui perché i pezzi, se non ci sono, bisogna costruirli. Costruire degli ingranaggi, bisogna avere una cultura, sapere dove ti vai a appoggiare. E anche l'impianto elettrico, giorno d'oggi, anche se sono auto che hanno 90 anni, noi l'impianto elettrico lo facciamo nuovo. Cioè nuovo col filo nero che segue tutta la macchina, cioè abbiamo anche dei elettrauti molto bravi, però l'auto come è nata deve essere, capito? Dopo vabbè, la meccanica, qualche accorgimento nuovo ci sta, più che altro anche per la sicurezza. Però, ti ho detto, facendo anche queste gare importanti come la 1000 miglia che fai 2000 km, la macchina deve essere più o meno perfetta. Certo. L'anno scorso sono partite 10 macchine in Brescia Classic Car di clienti, anche stranieri, sono rientrate tutte. Una soddisfazione anche per i biomeccanici, perché non è semplice far partire 10 macchine e farle rientrare 10 macchine con gente non esperta. Certo. Cioè io vado, conosco la macchina, ma l'americano che arriva certo. Il giorno prima e fa la 1000 miglia, loro non si rendono conto, capito? Perché su una competizione del genere non è tanto poi il vincere la competizione, ma arrivare. Per uno straniero, uno per la prima volta che fa la 1000 miglia, è già un bel traguardo. In questa attività, quindi, rivendita, sì. rimessaggio e manutenzione. Sì. Ok. Ma fate anche servizio tipo per la 1000 miglia, se io voglio partecipare alla 1000 miglia, mi date un'auto? Sì, sì, noi abbiamo delle macchine eleggibili. Sì. In cui propiniamo i nostri clienti, che sono macchine eleggibili, e diamo il pacchetto completo, nel senso macchina, assistenza, assicurazioni, casco che sì. Servono, e diamo la possibilità di avere le macchine che possono partecipare alla 1000 miglia. Poi sì. C'è tutta la procedura di 1000 miglia, se le macchine verranno accettate, il cliente può fare la 1000 miglia. Certo. Quindi sostanzialmente se io non ho una mia auto storica, io posso venire qui da te, da voi, e mi fate il pacchetto completo per poter sì. Partecipare. Ti diamo un pacchetto completo, abbiamo le macchine, come ripeto, eleggibili, poi sta la selezione di 1000 miglia se la macchina viene selezionata. Ma noi abbiamo questa possibilità di dare. Bellissimo. Sì. Questo tipo di servizio che possiamo chiamare all inclusive o chiave in mano è una strategia che punta a offrire ai clienti un'esperienza completa, senza la necessità di preoccuparsi di dettagli aggiuntivi. Questo approccio integra tutte le componenti del servizio in un unico pacchetto, dalla fornitura o noleggio iniziale alla manutenzione e all'assistenza continua, garantendo che ogni necessità sia coperta. Questa formula è particolarmente apprezzata per la sua capacità di semplificare il processo per il cliente, offrendo un'esperienza fluida e priva di inconvenienti, dove ogni dettaglio è gestito e curato nei minimi particolari. Si passa di spettacolo in spettacolo di qua. Mi accendo un po' di luci. Sì, sì. Meraviglia. Questa è l'officina. Qui vengono effettuate. E subito la cosa che colpisce è un'officina praticamente col parquet. Sì, sì. Sì, sì, no, io, ma anche i meccanici che lavorano qua hanno un ordine, come vedi. Sì. Cioè, io sono sempre stato di questa politica qua, di avere ordine. Quando vai in officina vedi l'ordine, è già una bella presentazione. Ah, sì. Queste sono macchine in manutenzione, ad esempio, questa è una Lancia Berna Augusta che ha corso a 1000 miglia l'anno scorso, e quest'anno il cliente si iscrive per ripartecipare alla 1000 miglia. Ok. Questa invece è una Fiat 508C, una macchina proprio un restauro totale, impianto elettrico, carrozzeria, proprio era un Ruder, stiamo facendo proprio tutto, ciclistica, meccanica, poi riportarla ai fasti di un tempo. Sì, sì. Questa è un'altra Berna Augusta del 1934, anche questa è una macchina che verrà iscritta per partecipare alla 1000 miglia 2025, ciclistica, meccanica, tutto
ripreso, qua proprio vengono smontate, vengono controllate tutte, capito? Caspita. Questa è una Amilcar, questo è un restauro totale, ok? Sì. Tutta del 1926, ok? E questo cliente qua la sta preparando per iscriverla alla Mille Miglia 2027, quando ci saranno i 100 anni della Mille Miglia. Caspita. Questa è proprio è una bella macchina, proprio. È una macchina molto importante che era stata appartenuta a una principessa francese. Ok. Perché è un'Amilcar, è francese l'auto. Lì telaio in legno, cioè. Eh sì, tanta roba. Sì. Questo qui è un cambio, tutto smontato, sì. Revisionato. Ci sono tutti i suoi ingranaggi dove... Una pulizia, un ordine incredibile. Sì, sì. Anche perché nel momento in cui sì. Devi smontare, se non sei ordinato... Perché se tu adesso, un esempio, vai qui, fai così, e qui si mette in difficoltà, diventa un bel problema. Sì. Eh sì, il disordine nel luogo di lavoro può diventare un bel problema. Ne sanno qualcosa i giapponesi che per risolverlo hanno inventato quella che viene chiamata disciplina 5S, una metodologia di gestione e organizzazione del luogo di lavoro progettata per migliorare l'efficienza e ridurre gli sprechi. Le 5S stanno per, perdonate la mia pronuncia del giapponese, Seiri, separare, Seiton, sistemare, Seiso, splendere, Seiketsu, standardizzare e Shitsuke, sostenere. Seguendo questi principi, le aziende possono creare ambienti di lavoro più ordinati, produttivi e sicuri. Senti, questi gioielli su cui metti le mani, sì. Che vedo, cioè ci lavorate con un ordine e una pulizia che è incredibile. Sì, si cerca di stare di fare. È vero che è una domanda difficile, ma bene o male, giusto per poterlo raccontare a mia figlia. Sì. Ok. Ad oggi, mezzi di questo tipo, che range di investimento possono avere? Per il cliente? No, no, proprio per acquistare un mezzo di questo tipo. Occhio e croce. Qua al minimo... Allora, per poter... Sei sui 100.000. Ok, a partire. Di base, a cioè. Partire. Poi deve essere una macchina che ha partecipato alla Mille Miglia, sì. E già quello gli dà un po' più di valore. Ok, quindi poi diciamo che... Poi dipende, parti da lì, arrivi a... a non c'è limite in alto. Sì, sì. Sono i giocattoli degli adulti. Quanti anni avevi quando hai fatto la prima? Avevo 21 anni. Sì. E come si arriva a quell'età a dire vado a fare la Mille Miglia? Perché non è una roba scontata, normalmente no. a quell'età cioè, i ragazzi pensano ad andare a ballare o altro, no, o buttarsi in moto in qualche modo. No, semplicemente perché ti trovi in un posto di lavoro dove seguono la Mille Miglia e tu di conseguenza ti butti dentro all'inizio. Poi ti rendi conto che passano gli anni e ne hai fatte qualcuna. Con 30.000 miglia alle spalle, sì. L'aneddoto più particolare, divertente o qualsiasi altra cosa che ti viene in mente da raccontare? Ma ce ne sono tanti, però adesso al momento... Beh, un aneddoto, una volta feci assistenza a Bomba 6, quello del Miglio Rosso della, sì. Brembo, e quando arrivò a Roma, cioè prima di fare il terminillo, aveva rotto un semiasse. Arriviamo noi dall'assistenza, lo troviamo con giù borse, valigie e tutto. Fa, ragazzi, torno a Brescia. Ho detto, perché? Calma. Ma poi ho rotto la macchina, non c'è più niente da fare. Aspetta un attimo. Abbiamo tirato giù semiasse, l'abbiamo fatto saldare, l'abbiamo messo su. È arrivato alla fine alla Mille Miglia, contentissimo. E la cosa più bella è che ogni volta che mi incontrava in qualsiasi posto mi salutava sempre.
Bellissimo. Senti, tornando al momento dell'apertura, poi col blocco del Covid, sì, eccetera, eccetera. Cioè, nel momento in cui tu hai aperto, avevi già in qualche modo un giro di clienti, amici che gravitavano all'interno di questo mondo, oppure hai detto no, questa è la cosa che io voglio fare, vado e poi vedremo? Infatti, ho aperto, proviamo, guardiamo e vediamo. Sono contento, però ho tanti amici, i clienti, però il passaparola migliore è il cliente contento, certo, perché come Brescia non sono l'unica realtà, forse l'ultima nata a Brescia di questa realtà qua, però io nel mio piccolo mi difendo di me. Okay. Sono contento e più che altro la serietà, certo, se non lavori con la serietà, in 5 minuti fai la svelta a farti una brutta reputazione. Perché su Brescia ci sono altre realtà specializzate come te, sì, sì, su sì, questo settore, sì, sulla Minelli, eccetera. Sì, 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 ce, okay, ne sono diverse realtà. Però la mia è un po' più particolare, nel senso, come tu vedi, dal parquet dentro questi dettagli. Però questo qua è stato, quando io ho aperto Brescia Classic Car, è stato il mio punto, io voglio fare così. Ma c'è anche una differenza in termini di tipologia di servizio offerto rispetto a quello che offri tu rispetto agli altri, oppure è, sì, prevalentemente nell'approccio al cliente, la qualità? Sì, vabbè, la qualità anche io rispetto anche agli altri miei competitor, mettiamo, chiamiamoli così, anche, sì, se sono amici, sì, noi abbiamo anche il rimessaggio, ma qualcuno, okay, non lo fa, qualcuno preferisce non averlo, e sì, io quello per me è sempre stato il mio punto di avere un rimessaggio, perché il cliente non sa mai dove mettere la macchina. Abbiamo anche clienti stranieri che sono all'estero, gli diamo la possibilità di vedere la sua macchina sempre in diretta 24/24 con delle telecamere che ognuno guarda la sua auto. Ah sì? Sì, sì, sì. Bellissimo. Sì, sì, no. Quindi là non le ho notate, ci sono le telecamere, sì, che, sì, puntano, sì, sulle auto. Sì, 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 sì. Bellissimo, anche, sì, questo, no, è tanta roba. Sì, infatti, cioè, oggi sono il primo, magari da domani arrivano anche gli altri, però sempre il primo che, sì, parte, sì, io ho questa possibilità qua. Sì, sì. Anche i miei clienti argentino-americani vedono solo auto sempre in diretta, ognuno la sua. E quindi senti, con questo collegamento con la Mille Miglia, nel momento in cui è aperto, quali sono state le prime azioni che hai portato a casa o comunque che hai messo in campo per iniziare ad avere un abbrivio di clienti, iniziare a far girare l'attività, eccetera? Sì, i clienti è sempre un passaparola, poi io facendo tante gare conosco tante persone, perché ti ho detto, io sono un pilota, a modo di dire, della scuderia Brescia Corse. La scuderia, okay, Brescia Corse è una scuderia importante che c'è a Brescia, e tra amici, conoscenze, un all'altro, è tutto un passaparola. Poi il cliente, tanti clienti vengono mandati da altri clienti. Okay. Poi noi lavoriamo tanto anche con una realtà a Zurigo, tramite Cento Poi Zurigo, che ho un amico che mi segnala dei clienti da fare, da lavorare, come quest'anno mi ha fatto Taga Florio, abbiamo avuto 14 auto, sono partite delle bisarche direttamente da qua, okay, e abbiamo organizzato con Taga Florio la spedizione alla gara, cui ho partecipato anch'io quest'anno, e avevo giù i miei clienti, in più i miei meccanici che seguivano durante la gara le manutenzioni. Sì. Come manutenzioni siamo stati fortunati, non abbiamo avuto nessun intoppo, perfetto, classica manutenzione, perché la vera manutenzione o assistenza all'officina, perché se le macchine sono in ordine durante la gara non serve, cioè a parte controllo acqua, olio, le macchine, sì, ma la vera manutenzione deve essere fatta prima, non dopo. Certo. Capito? Ad esempio, quando le macchine rientrano noi le ricontrolliamo e la prossima gara dovrebbero, parentesi, non avere problemi. A parte quello che raccontavi prima, il fatto di avere 10 auto che arrivano alla fine della gara, quali sono le altre grandi soddisfazioni che stai vivendo grazie ai tuoi clienti? Sì, che i miei clienti, ad esempio, come quest'anno, ho avuto tanti clienti americani. Ti sta piacendo questa puntata? Senti che anche la tua impresa meriti un documentario come questo? Pensi di avere la storia e le qualità che servono per diventare il prossimo protagonista di imprese?
Allora clicca il link in descrizione e candida la tua azienda. Nel frattempo, torniamo alla puntata di oggi. Il passaparola in America, che mi hanno già chiesto se c'è la possibilità di ripeterla 1000 miglia 2025. E quella è una bella soddisfazione, perché quando il cliente ritorna è la migliore soddisfazione. Si dice che hai acquisito un cliente nel momento in cui ha acquistato almeno la seconda volta. Sì, sì, no. Quindi sì. È un po' una toccata sicura. Sì, 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 no, perché se il cliente va poi non lo vedi più, ma quando ritorna, e poi anche ieri abbiamo avuto un cliente, ho avuto una bella soddisfazione, mi ha mandato il Pinco Pallino, l'altro cliente, mi fa per piacere, mi fa poi controllare la macchina. Bene? Cioè, il passaparola, capito? Perché il cliente lo prendi ma lo perdi subito. Poi se il cliente è contento, se parla bene di te, la mia pubblicità è quella, non esiste nient'altro, il cliente è contento. Eccoci. Ah, che meraviglia! Bello! Sì, questo sarebbe l'ingresso, quando il cliente chiede l'auto in deposito, il cliente trova l'auto qua. E qui è l'ingresso per andare in officina. Questo qui è la partenza della 1000 miglia, questo sono io che parto con la mia balilla con Paolo. E questo dipinto qua è stato un mio amico, un artista, disegnato proprio a mano nel periodo Covid, quando nel 2019 era tutto fermo, lui mi fa, ti faccio un lavoretto, un capolavoro. Bellissimo. E poi tra l'altro nel momento in cui dici entro in officina, hai un impatto, buongiorno si vede dal mattino. Sì. Meraviglia. Salgo anch'io? Certo che devi salire anche tu. In effetti qui, nel momento in cui chiudi, sei bello strettino. Sì, ma si sta bene. già solo dalla posizione inizio a capire meglio che cosa diceva quando diceva che fisicamente è una competizione impegnativa. Calcola che qui fai 10 ore al giorno minimo. Ti vai Brescia-Roma, Roma-Brescia con questa macchina qua, ma non esiste tangenziale né autostrada. Vedi di quei posti fantastici per merito dell'autobus. Certo. Uno dei motivi per cui realizziamo questa serie è anche perché normalmente nel momento in cui si fa impresa ci sono alti e bassi, in qualche modo. E soprattutto nei momenti più bassi, da imprenditori, da chi guida le imprese, ci si sente un po' soli, in qualche modo. In realtà poi ti rendi conto, perlomeno girando per l'Italia, girando per il mondo, raccontando queste storie, che in realtà ci sono tanti punti di connessione tra le persone. A parte il periodo del Covid, in questi anni, qual è stato uno di quei momenti più impegnativi che hai affrontato e come l'hai affrontato? Ma ho detto, anche trovare clienti, non sono l'unica realtà a Brescia, sì. Sono l'ultimo nato, voglio dire che sono una realtà che sono 30-40 anni ci sono a Brescia, perché l'auto d'epoca non ti obbliga il dottore a averla, appunto, questo è un gioco, ok, una passione e devi trovare proprio la persona che ha amore di questa auto qua, quando vedi questa macchina qua, cosa vuoi dire? Cioè, io qua hai passione, ok, sì. Se no non c'è, vabbè. Tutto sta alla passione, capito? Vabbè, dopo sono macchine, anche l'investimento, uno all'altro. Però se non hai passione, non ti che investi in una macchina, ad esempio, certo. Questa balilla coppa d'oro qua, capito? Certo. Allora, è stato un momento in cui ho detto, vabbè, bisogna trovare clienti. Mi sono impegnato, grazie anche ai miei meccanici, con la loro esperienza, e adesso andiamo avanti per il 2025 a puntare a nuovi traguardi. Sulla base della tua esperienza personale, della tua storia personale, cosa ti senti di suggerire a altri imprenditori che in questo momento magari si trovano o in un momento di difficoltà o in un momento in cui stanno scegliendo se lanciarsi o meno in una nuova sfida? Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Massimo si sente di dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però cerchiamo di riassumere le lezioni più significative che abbiamo preso da questa esperienza e che ci fanno dire che sì, questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa. 1. Innovazione e unicità.
Un imprenditore di successo si distingue anche per la capacità di creare un'offerta unica nel proprio settore. Questo significa ideare servizi o prodotti che non solo soddisfano le esigenze di base dei clienti, ma che aggiungono valore e creano un'esperienza esclusiva, rendendo l'azienda competitiva e riconoscibile sul mercato. 2. Passione e competenza. Anche se per fare impresa non è strettamente necessario avere una passione profonda o una conoscenza dettagliata del settore, un imprenditore che possiede queste qualità fa davvero la differenza. Un imprenditore appassionato e competente conosce a fondo il suo settore, sa interpretarne i trend e le sfide e trasforma la sua esperienza in una guida pratica che orienta ogni aspetto della sua attività. 3. Qualità e fidelizzazione. Per costruire un'azienda solida e duratura è fondamentale puntare alla qualità e alla soddisfazione del cliente. Ciò significa creare un'esperienza completa che risponde alle aspettative dei clienti, favorendo la fidelizzazione e il passaparola. L'attenzione alla qualità aumenta la reputazione e stimola un rapporto di fiducia duraturo. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti qui sotto quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché la settimana prossima ci occuperemo di soldi. Eh sì, e più precisamente di quella montagna di denaro messa a disposizione dagli enti pubblici, Stato, Regioni, Unione Europea, a supporto delle imprese. Finanziamenti che spesso, troppo spesso, non vengono sfruttati, soprattutto dalle PMI, per la troppa burocrazia. Noi abbiamo scovato un'azienda che svolge per gli altri tutte le attività legate alla finanza agevolata, con una ragionevole certezza di far ottenere i benefici ai propri clienti. Tutto questo e molto di più nella prossima puntata di Imprese. Ora però torniamo al consiglio di Massimo e noi ci rivediamo la settimana prossima. Bisogna pensare positivo. Pensare positivo è che l'economia, sta tutto sull'economia, che il lavoro ci deve essere, perché se l'investitore, quello che investe, l'appassionato, se non ha la liquidità, è difficile. Questo qua è un gioco che costa, perché costa, e è tutta una catena. Se va bene all'imprenditore, va bene anche alla Brescia Cassicar o anche alle concessionarie delle macchine nuove, tutto sta lì. Speriamo, voglio dire, che il 2025 sia un anno buono anche per gli altri, per il futuro di tutti. Molto bene. Massimo, per poter entrare in contatto con te, conoscere meglio, capire anche come poter partecipare a una Mille Miglia grazie ai vostri servizi, eccetera, sito internet che facciamo comparire tipo qui? Instagram, Brescia Classic Car, c'è il mio sito di Facebook, e trovate tutto. Fantastico. Sui social. Massimo, è stato un piacere, ecco, grazie mille, in bocca al lupo. Viva il lupo. Evviva. Non ti sento. Rispetto. Rispetto. Contiamo tipo così, guarda. Vediamo. Vediamo se non ci disturba. Perché precedentemente avevo letto benvenuti a una nuova puntata di Imprese, ma Manabi non andava bene e quindi ho dovuto rifare il rifacimento.